Allora, la premessa è che chiaramente nella situazione nostra questa partita è arrivata nel momento meno opportuno, perché abbiamo giocato contro una grande squadra, una squadra in salute che è molto convinta dei propri mezzi, capace di avere per 40 minuti la situazione sotto controllo della partita. E al di là del tasso tecnico diverso e dalla qualità diversa, chiaramente è la cosa che manca soprattutto a noi in questo momento, la capacità che deriva dalla serenità di fare le cose giuste nel momento giusto, di non farsi prendere dalla precipitazione, dalla fretta, dalla fregola se in un certo momento delle partite le cose girano male, e sono tutte cose che vengono ricondotte chiaramente alla mancanza di tranquillità. Però, come dicevo, probabilmente non era questa la partita dove dovevamo trovare le risposte, anche se io avrei voluto vedere qualcosa di meglio da parte della mia squadra. Però questo è quanto, quindi abbiamo bisogno di rimetterci in campo, ritrovare compattezza, serenità e lavorare per limitare le nostre lacune, non sperare che ci possano essere arrivi che ci possano risolvere i nostri problemi, ma i nostri problemi ce li dobbiamo risolvere noi, e dobbiamo essere capaci di farlo lavorando sul campo, in allenamento, come purtroppo in questi ultimi periodi non è stato possibile fare, però dobbiamo tornare a farlo e recuperare un po' la nostra convinzione, la fiducia nei nostri mezzi e nel percorso che dobbiamo fare da qui alla fine del campionato. Quando diceva che avrebbe voluto vedere qualcosa di meglio dalla sua squadra, forse pensava anche a un atteggiamento diverso anche sotto di punti, c'è stato un crollo anche di atteggiamento. Sì, ma questo deriva appunto dal fatto che quando sei frustrato diventa difficile poi dopo. L'abbiamo fatto, però l'abbiamo fatto in modo scomposto, innervosendoci. Il problema maggiore che abbiamo è proprio questo, il fatto che non abbiamo in questo momento il timing e il feeling con la partita. Le cose le facciamo così come vengono e soprattutto le subiamo così come vengono. E tant'è vero che le nostre partite, compresa questa, sono costellate da break in cui la squadra avversaria prende vantaggi decisivi che poi diventa difficile da recuperare. Chiaramente noi avremmo voluto, ad esempio, noi abbiamo fatto, lasciando stare che poi nei primi minuti siamo stati in partita, però noi abbiamo subito i primi 5 canestri da parte di Roma, due su due situazioni di uno contro uno di Bobby Jones, che ha fatto poco, bravo, però ha fatto poco, ha giocato uno contro uno, ha trovato l'arresto e tiro con un palleggio, e noi siamo stati a un metro da lui due volte, e tre canestri li abbiamo subiti in campo aperto su errori nostri o di cattivo tagliafuori oppure di palla persa, e questo è un pochino, sono le cose. E poi dopo chiaramente, se andiamo a vedere il resto della partita, ci sono tante situazioni, perché molte volte chiaramente a noi piace andare a vedere, non so, come lavoriamo sui pick and roll, sulle situazioni di aiuto così. Però in una partita generalmente quando andiamo a trovare gli errori che sicuramente facciamo, gli errori che facciamo dal punto di vista dell'organizzazione non sono quasi mai quelli decisivi nella sconfitta, ma sono invece appunto i tanti canestri facili, una situazione di uno contro uno che subiamo, o perché concediamo un tiro stando lontano dal tiratore, o perché magari penetra e non arriva l'aiuto. E queste sono le cose di cui dobbiamo prendere coscienza, però per prendere coscienza bisogna essere mentalmente sereni, mentalmente freschi. E questa è una cosa che chiaramente dobbiamo
dobbiamo ridarci. Diciamo che noi adesso siamo in un momento in cui, se fosse possibile, dovremmo essere capaci di resettare tutto e ripartire da capo. Speriamo di riuscire a farlo. C'è comunque un buon dato, è che Montegranaro prende 39 rimbalzi contro i 29 di Roma, quindi c'è la voglia di sbattersi, c'è. Sì, ma sul fatto della volontà, infatti io non ho mai fatto appunti sul fatto della volontà, il problema è di riuscire appunto a sbattersi in modo ragionato, in modo non scomposto, perché sbattersi vuol dire appunto essere anche capaci di rinunciare magari a un tiro aperto, perché in quel momento lì anche la difesa avversaria sbaglia, e capire che il momento della partita magari ti consiglia che la palla te la devi mangiare piuttosto che perderla o fare un tiro affrettato. Sul fatto della volontà di voler reagire, di voler fare, cioè non ci sono appunti da fare, abbiamo bisogno di trovare più razionalità, più capacità di stare nella partita per 40 minuti e avere il controllo della partita e fare le cose non perché succedono, ma essere noi a propiziarle perché devono succedere. Due domande, coach, buonasera. La prima, Roma nelle ultime partite ormai diventa un must. Ogni partita, almeno per un quarto, subisce sotto i 10 punti. Addirittura a Varese nel terzo quarto, 3 punti. Si aspettava nel terzo quarto che ci fosse un'intensità, di là poi degli errori in attacco della sua squadra, e l'intensità di Roma, dove alla fine si è decisa la partita. Io credo che non sia. Roma gioca, secondo me, gioca tutta la partita. Chiaro, poi dopo, quando ci sono dei divari come ci sono stati nel secondo tempo, diventa inevitabile che, ma finché la partita c'è, non è l'intensità che aumenta o diminuisce. L'intensità di Roma è costante ed è la cosa che ti porta molte volte poi dopo a spendere tanto, e quindi non è il fatto che aumenti l'intensità, che sia aumentata l'intensità di Roma nel terzo quarto, è che noi abbiamo pagato sicuramente l'intensità che loro hanno messo prima, ci è costata molto fatica giocare questa intensità e quindi loro sono rimasti stabili e noi siamo calati. E la sensazione che solo a partire dei minuti sei contro la difesa di Roma e soprattutto contro la sua zona, coach, che Roma comunque stesse in controllo, sapesse cosa fare e anche variare le soluzioni in attacco contro la sua zona. Sì, sì, questo è altre squadre. Questo è l'identikit di una grande squadra, una squadra che appunto sa cosa fare per in ogni situazione, in ogni frangente, nei 40 minuti, sia quando appunto deve attaccare una difesa piuttosto che l'altra, e poi dopo avere quello che dicevo io prima, il timing e il fine della partita, che a noi in questo momento manca, sicuramente Roma ce l'ha. Grazie. Prego.